Nel titolo dell'evento di oggi si inizia con un'espressione come agricoltura conservativa. Noi quando insegniamo, anche noi economisti agrari, che l'agricoltura sia fatta di conservatori, lo diciamo e lo si diceva, ma non è questo, è un'altra cosa. Si diceva una volta, oggi invece anche con questa espressione sembra un po' paradossale, agricoltura conservativa, abbinata poi agli aspetti di biodiversità e di sostenibilità. Si dà un forte messaggio carico di elementi di innovazione, di esigenze legate alla ricerca. Noi, io full time, lui in questo momento fa anche altre attività, ma siamo nel mondo della ricerca. Contribuiamo, vogliamo contribuire. Ci sono qui in sala molti colleghi dell'Università di Udine. Noi cerchiamo di contribuire a dare contenuti assieme agli operatori a questi concetti che sono nello stesso tempo, evocativi di cose che sembrano in là nel tempo, ma sono, lo ribadisco, carichi di esigenze di ricerca e di innovazione. E anche l'espressione agricoltura conservativa, che forse proprio per attenuare questo suono un po' frenante nel messaggio che questa espressione dà, cioè poco di futuro, sembra più di uno sguardo al passato. Non a caso in Italia ogni tanto questa etichetta viene cambiata in un altro modo. Sapete che va abbastanza per la maggiore colorare le terminologie, anche l'economia. L'economia viene colorata in vari modi. Ebbene, l'agricoltura conservativa, in particolare in Italia, è stata e viene da più parti, anche in documenti formali e istituzionali, chiamata agricoltura blu. Agricoltura blu. Manco che questo avesse spiegato meglio le cose, ancora peggio direi, come diventa blu, non è verde. Boh. Allora, greening, no, blu, vabbè, vediamo di capire in queste cose. In che modo? C'è un altro spunto che forse qualcuno di voi ha trovato, se no vi invito a trovarlo nell'editoriale del fascicolo PSR News che è stato distribuito, proprio a firma del vicepresidente Bolzonello, in cui a un certo punto si usa un altro termine che ha radici inglesi, help soil. Ecco, questo è il motivo per cui, fra le altre cose, oggi ci troviamo qui a parlare di questo concetto. Di che cosa, a che cosa ci riferiamo? Ecco, allora, per entrare e sentire qualche spiegazione su questi aspetti, abbiamo l'opportunità di ascoltare in questo primo giro di tavolo, tre realtà di altrettante regioni del nord Italia, sono la regione Lombardia, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna, che con altrettanti esponenti ci proprio racconteranno alcune loro esperienze in cui le cose che abbiamo sentito dall'onorevole De Castro come elementi prossimi, futuri, ma di prossima attivazione, trovano già delle radici in alcuni percorsi avviati in questi anni. Uno è un progetto europeo, l'altro è, ma magari lo vediamo in un secondo giro, ma decidete voi, il fatto che alcuni aspetti di quel progetto sono già dentro in alcune esperienze dei loro PSR in atto 2007-2013. Allora, io inizierei con Mary Pampaluna, che è della Regione Lombardia, della DG Agricoltura, si occupa di sviluppo rurale e di semplificazione, questa è l'espressione, che proprio a cui diamo per prima la parola, ringraziandola di essere qui, perché è anche la rappresentante della regione che nel progetto di cui avremo modo di fare qualche accenno funge da capofila, da leader, non nel progetto europeo. Le passo subito la parola.